Ciao ragazzi, benvenuti in questo nuovo video. Allora, se, sotto avviso, diciamo, di molti miei utenti che mi hanno commentato sotto i video delle prove a tempo, mi è stato consigliato di fare delle guide per CTR. Io, diciamo che effettivamente avevo intenzione di volerle fare, più che altro perché, diciamo, chi si vuole affacciare a CTR di True Field, non avendo mai giocato l'originale, e di conseguenza, diciamo, le prime armi. Oppure anche chi magari gioca l'originale, però non è mai, diciamo, stato interessato a, diciamo, approfondire le tecniche del gioco, quelle, diciamo, più da esperti. Per oggi partiremo dalla guida per principianti, poi passeremo a quelle per intermedi e per finire quelle per esperti. Per principianti, ovviamente, andremo a trattare diversi argomenti, fra cui metterò in elencato davanti allo schermo. Partenza, sistema delle riserve, salti, derapate, boost e air braking. Però non lo spiegherò in maniera approfondita, semplicemente una piccola bozza, semplicemente perché io ritengo che anche, diciamo, a livelli più bassi, può servire a molti. Partiamo dalle partenze. Allora, la prima cosa che puntualmente mi viene detta è: ma come fai a fare quelle partenze spedite, a ogni gara? E giustamente, il gioco non ti spiega mai come fare una partenza top, ma ti spiega semplicemente, infatti c'è l'avviso ogni tanto nei caricamenti, appena sta per scattare il verde, tiri premuto X e ti fa quella partenza base. Però se, io vi posso dire che in realtà il trucco è un altro, nel senso, adesso vi faccio vedere, vi spiegherò passo passo. Purtroppo non posso fermare il video perché sto giocando da PlayStation. Allora, il vostro obiettivo è premere tante volte X e poi mantenere X all'ultimo, così vi dà quella spinta proprio top alla fine per raggiungere il massimo. Se invece facessi come dice il gioco e premo X appena esce il verde, vedi, fa uno scatto decisamente inferiore rispetto alla partenza che faccio io. Guarda, ecco, è durata quasi fine, quasi alla fine della collina. Cioè della discesa, prima all'inizio della discesa. Può sembrare stupida come cosa, ma in realtà può fare la differenza per quanto riguarda l'inizio di una gara, semplicemente perché ti dà più velocità e più boost, in modo tale che tu, diciamo, quando poi inizi a derapare, diciamo, puoi mantenere quel boost, diciamo, per più tempo. E qui ci ricolleghiamo alle riserve. Per chi non sapesse cosa sono le riserve, in CTR Nitro Fueled, così nell'originale, c'è un contatore nascosto, che noi, diciamo, giocatori di CTR abbiamo rinominato sistema di riserve, o riserve in corto, insomma. Che cos'è questo contatore? Semplicemente ogni volta che voi fate una derapata e un boost collegato alla fine, quel boost, in base a quanto avete caricato la barra, vi darà un quantitativo di secondi di boost in più. Che vuol dire? Adesso vi faccio vedere in pratica. Facciamo una partenza con la derapata. Dopo aver caricato al massimo la barra. Allora, adesso io parto normale così, ok? Appena derapo, carico la barra e faccio un boost. Vedete quel piccolo segmento di tempo che io praticamente ho fatto la derapata, ho dato il boost e poi sono rimasto dritto, cioè non ho fatto niente più. Sono comunque andato avanti con un po' di turbo. Quello là era il sistema delle riserve, ossia la derapata mi ha dato un pochino di tempo in più di turbo. Però noi possiamo usare questo a nostro vantaggio, nel senso, a posto di farne una solo di derapata e avere magari un secondo di riserve, noi potremmo fare così. Ecco, vedete? Adesso è durato all'incirca 2 secondi. Quindi, che ho fatto io? Ho caricato la barra più o meno per 3 volte consecutivamente, quasi al massimo, in modo tale da avere più tempo possibile, di turbo. Ovviamente, per, diciamo, i principianti la cosa più importante è iniziare a saper derapare, perché purtroppo non è una cosa facile da imparare, specialmente se si è nuovi. Allora, come si derapa? È semplicissimo. Prima di tutto bisogna premere uno dei due tasti per saltare, ossia o
L1 o R1, nel caso sia da Xbox, LB o RB, e poi girare il manubrio nella direzione che si vuole andare, nel senso, se io voglio andare verso sinistra, giro il kart verso sinistra e derapo. Poi premo il tasto opposto a quello che io ho premuto per fare il salto, per fare il turbo, ossia se io premo R1 per saltare, premo sinistra per derapare, tengo premuto R1 e poi dopo premo una volta sola, quando vedo che la barra si sia caricata bene o male, L1 per dare il boost, per dare il turbo. Ovviamente facendo la derapata però non serve fare solo un boost, ma si può fare anche fino a tre boost, ossia 1, 2 e 3. Ok? Non è molto difficile come ragionamento. Almeno all'inizio potreste avere difficoltà a mantenere la posizione del vostro kart, perché giustamente fare, diciamo, questa cosa in curva. Tu, diciamo, tieni premuto sinistra. Per questo, per mantenere diciamo, l'equilibrio e rimanere in traiettoria, si può anche prima derapare per dire verso destra adesso, e poi premere sinistra per cercare di rimanere più dritti possibili. E anche viceversa, nel senso, se facevate una derapata verso sinistra, potete tranquillamente anche premere destra mentre state derapando, in modo da rimanere più centrale possibile. E questo è bene o male il sistema di derapate e boost. Ora, boostare, diciamo, su questo gioco ti dà diversi tipi di velocità. Che vuol dire? Io prendo spunto dalla barra di Trophy Hold che hanno aggiunto sul nuovo gioco. Come potete vedere, la barra presenta quello fino quasi al centro, diciamo, il green fire, che voi non dovete assolutamente boostare quando siete in quella zona, perché succede questo. Esce pessimo, cioè non vi dà alcun boost. Voi dovete cercare di fare il boost fra il segmento centrale e l'ultimo segmento, quello più piccolino. Quello centrale vi darà, diciamo, un boost minimo, nel senso il giusto necessario, però in quanto a riserve è abbastanza scarso. Infatti c'è scritto buono, come avete potuto notare. L'ultimo però c'è scritto perfetto, perché io ho fatto un boost alla fine e mi dà più boost rispetto al buono, insomma. Lo si può notare anche dalla grandezza del fuoco che fuoriesce dai tubi di scarico. Infatti, se io faccio tre boost buoni, mi dà questo boost, cioè quel turbo, quel fuoco piccolino. Però se io facessi tre boost a perfetto, aspetta, cerchiamo di rimanere centrali. Uno, due, tre. Ecco, mi dà quel fuoco, vedi, un pochino più giallognolo, più grande, che sa indicare ovviamente un fuoco più forte, che ti dà più velocità e mantiene anche di più le riserve. Infatti, più è piccolo il fuoco e meno riserve avrete. Per avere le riserve e il turbo in generale, si possono anche effettuare i salti. I salti, diciamo, possono essere visualizzati in quanto ad altezza dalla barra a destra della minimappa. Non so se notate, adesso ogni volta che io salto aumenta di pochissimo ed è, diciamo, di colore blu. Quando è nella zona blu, voi non ottenete nessun boost dal salto perché è talmente basso che non riuscite a, diciamo, avere alcun tipo di turbo. Se invece io salto da questa rampa, per dire. Ecco, è entrata nella zona verde, non si nota bene perché il colore è quasi simile al blu, non capisco perché. Però nella zona verde avrete un piccolissimo boost da quando atterrate. Gli ultimi due segmenti, diciamo, della mini barra a destra della mappa sono giallo e poi c'è il rosso. Il giallo ti dà il yellow fire, come viene denominato. E l'ultimo rosso è il red fire. Yellow fire ti dà un quantitativo di boost concreto abbastanza grande. E il red fire ti dà tantissimo boost. Diciamo che il red fire sarebbe come fare tre boost consecutivamente a perfetto. Dovrebbe essere così, bene o male, non sono sicuro. Perché diciamo che adesso il sistema di riserve non è proprio uguale all'originale, l'hanno un poco cambiato. Questo è tutto per quanto riguarda
sistema di rapate, sistema di buste, sistema di salti e le riserve. Adesso l'ultima cosa che mi rimane da mostrarvi è l'air braking. Che cos'è l'air braking o air brake? Semplicemente è una tecnica, non dico avanzata perché non è difficile da fare, però è difficile il modo in cui si attua, nel senso, deve essere una cosa muscolare, un movimento muscolare. Perché è molto facile sbagliare l'esecuzione alla fine dell'air braking. Cosa intendo? L'air braking, in poche parole, è questo movimento qua. Come avete potuto notare, se io salto normalmente, faccio questo salto Azione così, sbagliata. piccolo, mentre cerco di girare verso sinistra, verso destra. E non giro molto bene, cioè giro Azione ma non sbagliata. tanto. Se invece io salto e tengo premuto quadrato, lasciando andare l'acceleratore, succede questo. Direzione sbagliata. Riesco a girare meglio, come potete notare, guarda. Da fermo non si nota tanto, però se io salto e poi faccio così, vedi? Ho fatto una Azione curva quasi a sbagliata. U. Se invece provassi a fare una curva normalmente, non ci riesco nemmeno a fare metà della curva. Questo perché l'air braking ti Azione permette di sbagliata. frenare in aria, dalla parola stessa lo dice, e frenare in aria senza perdere le riserve. In modo tale da poter mantenere la velocità Direzione e girare sbagliata. anche bene, magari non in questo caso, perché comunque sia la pista è abbastanza dritta e grande, però immaginate se fosse per dire una curva ad U, oppure una curva a gomito, esempio che mi viene pratico, la piramide Papu, la piramide proprio della pista ha le curve a gomito che sono abbastanza difficili da fare. Se ci provate a farle con le derapate, ma se provate a fare l'air braking vi risulterà facile. Non, cioè, oddio, è proprio facile, non lo è comunque. Però vi risulterà più semplice, diciamo, fare quelle curve. Ora, io non mi aspetto che dei principianti possano già imparare questo movimento, perché comunque sia, ripeto, è una cosa muscolare. E ti dico perché non è facile. Quando tu premi R1 Azione quadrato in aria, sbagliata. se tu però appena atterri, comunque ti hai premuto il tasto del freno, perdi tutte le riserve e ti ritrovi, diciamo, male. Non voglio dire un'altra parola, però il succo della questione è questo. È tutto un movimento muscolare. Se voi imparate a fare l'air braking, diciamo, avrete un vantaggio rispetto magari ad altri giocatori che non lo sanno fare. E questo Direzione perché sbagliata. Poi ci ricollegheremo alle altre guide per quanto riguarda intermedi ed esperti, perché l'air braking è non importante, è necessario per mantenere la velocità ed essere, diciamo, fra i migliori piloti in giro, più o meno. Direzione sbagliata. Bene, questo è tutto per quanto riguarda la guida per principianti. Credo non aver dimenticato nulla. Nel caso, ditemelo voi, perché per me questo è quello che serve per i principianti. Intenzione di inserire la scelta del personaggio, cioè fra le categorie che ci sono, però ripensandoci, per i principianti, qualsiasi cosa voi scegliate, secondo me va bene. Non vi dico di prendere personaggi pesanti, quelli che hanno 7 velocità, 3 accelerazioni e 2, diciamo, grip, perché, cioè, appunto, come dice, diciamo, la statistica, non è molto facile girare con questi personaggi. Però, se riuscite a giocare con loro, avrete sicuramente un vantaggio rispetto agli altri, perché l'unico modo per poter competere è usare personaggi pesanti. Non c'è via di mezzo. Personaggi tipo esperto sono l'unico modo per giocare. Fine, cioè, questa è proprio la mia sentenza. Va bene, grazie per aver visto questa guida. Noi ci becchiamo al prossimo episodio per quanto riguarda la guida per intermedi. Spero di essere stato minimamente d'aiuto per chiunque avesse avuto bisogno di questa guida. E alla prossima! Ciao, pusillanimi!